Buonasera a tutti. Grazie. Ciao. Allora Alessandro, presidente attuale della Onlus La Cicogna Frettolosa, intanto io volevo complimentarmi con il nome che avete scelto per questa associazione. La Cicogna Frettolosa ci dà perfettamente l'idea del problema iniziale, diciamo, del nascere prematuri, e sono veramente tanti i casi di nascite premature in Italia, ma è al contempo un nome simpatico, giocoso, che anche ai bambini, no? fa immaginare tanto, spiega tanto, quindi già un buon punto di partenza per questa Onlus. E questo incarna anche un po' lo spirito di noi genitori che siamo soci di questa associazione. Io sono orgoglioso di essere il presidente dall'inizio, perché il nome dà anche un po' quello spirito in più, diciamo, di iniziativa e di sprint, proprio, che dà, diciamo, quel vantaggio in più. Volevamo sapere, diciamo, alcuni di noi già lo sanno, però per dirlo, anche per farlo sapere alle persone che intanto possono ascoltarci, quali sono le iniziative che la Cicogna Frettolosa promuove, in quale modo agisce per aiutare, diciamo, i casi di bambini nati prematuri o affetti da varie patologie, e quindi magari anche quali sono i modi, le modalità per noi persone comuni per intervenire, aiutare e collaborare anche alla raccolta fondi. Allora, la Cicogna Frettolosa opera al reparto di terapia intensiva neonatale proprio del Palo Bene Fratelli. Lì noi veniamo dalla nostra esperienza diretta. E di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di dare sostegno ai genitori che purtroppo sono venuti e verranno dopo di noi con assistenza al reparto. In più, ultimamente, anche visto un po' la crisi che attraversa la sanità, ci siamo adoperati per fornire dei macchinari, del materiale allo stesso reparto. In particolare abbiamo iniziato con macchine per la fototerapia, quando il bambino nasce col classico utero, e adesso abbiamo dei progetti ambiziosi, molto importanti, quello di donare al reparto i ventilatori neonatali, che permettono al bimbo prematuro di recuperare il gap, diciamo, respiratorio. Questi ventilatori neonatali costano ognuno circa 40.000 euro. Siamo riusciti già a donarli un paio, ne abbiamo altri 4 da donare, speriamo entro 2 anni. Questo sarebbe importante perché andiamo a rinnovare il parco macchine del reparto e diamo una ulteriore speranza in più ai bimbi prematuri di veramente continuare ad avere la speranza veramente di vivere. Questo è importante. Come poterci aiutare? Questa sera è una serata importante, se ci, diciamo, chiaramente noi ci adoperiamo con i fondi che ci vengono donati. 5 per 1000 fondi attraverso gli eventi come questo, ringrazio Venanzo e tutta l'organizzazione, e quindi questo è l'aiuto che le persone comuni possono darci. Beh, questo è tempo di dichiarazione dei redditi, per cui chi non l'avesse ancora fatta sa che può spuntare il 5 per 1000 destinandolo alla Cicogna Frettolosa Onlus. Quando siete lì, io lo so perché l'ho fatta da poco, non si sa mai a chi donare il 5 per 1000, lo si elargisce in maniera un po' inconsapevole, e invece si può specificare la fondazione, l'associazione, la Onlus a cui volete effettivamente donare il vostro 5 per 1000, perché tanto quella è una donazione che va fatta. Una cosa che ci tengo a dire è che è tutto volontariato, cioè nessuno lo fa per lavoro, chiaramente ci abbiamo tolto un lavoro, e noi veramente, per non dimenticare da una parte, per dare un'ulteriore speranza appunto a chi sta venendo dopo di noi, che ci adoperiamo, diciamo, a favore di questa associazione. Benissimo, allora grazie mille, è una testimonianza molto importante di successo, perché è evidente che i risultati si stanno ottenendo e speriamo che si continui così. Abbiamo aggiornamenti dal campo? Sì, allora tipo 90° minuto, al campo numero 4 Federico Galante, il campione lì che è Sandro, e Sandro hanno vinto 2-0, e quindi tengono il biliardino. C'è qualcun altro, che qualche altra coppia che ha vinto? È finita qualche altra partita?